cholera, czy to Freddy Fazbear?
Buonasera ragazzoni, buonasera, buonasera cari, come state, bentornati al secondo episodio di Undertale Giallo. Tra l'altro, come mai non ho lo sfondo in questo momento? Come mai non ho lo sfondo in questo momento? Ah, ecco perché è uno sfondo animato, ragazzi, non l'avevo animato nel primo episodio, ho deciso di animarlo adesso. Anyway, allora, abbiamo visto l'inizio di questo gioco, molto interessante. Stavo riguardando la scena iniziale, piuttosto di skippare e basta, perché è interessante, no? Anche questo poster missing, che noi sappiamo che il protagonista di questo gioco, Clover, ha una missione in questo mondo, sotto il Monte Ebbot. E questa missione sembra legarlo al personaggio che abbiamo visto alla fine della scorsa live, che non mi ricordo come si... Dalv si chiamava. Dalv, che è quel vampiro. Ora, ci sono delle cose molto carine in questo gioco, delle cose scritte molto bene, devo dire, e delle cose che potrebbero rischiare di essere... di rovinare la lore del gioco. Tra l'altro, appunto, non avevo ancora visto questo menu di pausa. Per ora sembra molto, molto fedele alla lore originale. Interessante anche questa musichetta. Molto carina. Sembra essere fedele alla lore del gioco originale. L'unica cosa che mi puzza è questo Dalv, perché alcuni dialoghi farebbero quasi presagire il fatto che Dalv e Clover si conoscessero già, e che tipo Dalv fosse umano e diventato mostro, che sarebbe una cosa sbagliatissima a livello di lore. Però è solo una paura mia, è solo una paura mia, perché per il resto sembra essere molto fedele in tutto e per tutto. Anche a una cosa che mi ricorda un pochettino delle teorie che si facevano ai tempi di Undertale. C'è una teoria molto carina, per esempio, che collega ogni anima a un sentimento, no? L'anima rossa viene considerata l'anima della determinazione, l'anima blu di un certo tipo, anche per le parole che compaiono, le parole positive che si vedono nella lotta contro Omega Flowey, no? Che c'è scritto Hope, Justice, tutte queste cose qua. C'è una teoria che dice che Justice, appunto, sia legata al cuore giallo. E giustizia è il tema che sembra, no, legare Clover alla sua missione. Dice: devo andare nel sottosuolo, giustizia deve essere fatta. E quindi questa cosa è molto carina. E comunque si basa solo su una teoria dei fan sbagliata, comunque, cioè sbagliata, incompleta, diciamo, perché la determinazione non è la caratteristica di un'anima. La determinazione è stata estratta a partire da qualsiasi anima umana. Gasgor aveva le prime sei. Non sappiamo bene quale anima abbia consigliato. Sappiamo che ha consigliato tutte e sei le anime ad Alphys per studiare. Non sappiamo se Alphys abbia estratto da ogni singola anima qualcosa. Sappiamo che è riuscita a trovare la determinazione in queste anime, quindi la determinazione di tutti. Però è comunque una teoria molto carina. Cioè, il fatto che la determinazione sia di tutti non toglie valore alla teoria che dice che giustizia sia il sentimento della gialla, speranza della verde, eccetera eccetera. Ora non mi ricordo le cose, però quindi sembra che noi stiamo seguendo quest'anima della giustizia. Per quanto riguarda invece la storia del gioco, abbiamo scoperto che questa dovrebbe essere una di quelle timeline in cui Flowey prova a essere positivo. Noi sappiamo che Flowey alla fine della Genocide ci racconta del fatto che lui, grazie al potere di caricare la partita, ne ha provate tante. Ha provato a essere buono con tutti, a essere cattivo con tutti, ha provato a leggere tutto e a fregarsi di tutto, ha provato, insomma, come ogni giocatore che si rispetti, ha provato le varie run, no? Questa dovrebbe essere una run in cui Flowey è collaborativo. Ora non so se è buono, se cerca di essere buono con tutti, perché si vede comunque che dentro Flowey c'è questo fastidio, nel senso, sta provando a farla positiva e ci dice: dai, muoviti, vai di lì, seguiti, fidati di me, segui la strada, vai oltre quello lì che ti sta bloccando, attento ai nemici che i mostri sono cattivi, ti picchiano. Quindi sembra, no, tipo un giocatore che cerca di... che sa come devono andare le cose per andare nel modo in cui non ha ancora provato, per dire, e quindi dice: dai, muoviti a fare queste scelte che devo vedere come va a finire. Ora, l'orario, spero che siano 88 minuti, perché 88 ore non le abbiamo mai fatte. Strano, 88 minuti?
non so neanche se fossero, beh, potrebbero essere corretti 88 minuti, sì, le live sono più o meno di 2 ore e tanto tempo della live lo passiamo in pre-live e in chiacchiere, quindi comunque ci può stare. Io farei continua, non so cosa aspettarmi. Per quanto riguarda la, come si può dire, landing, per ora mi sembra che siamo, comunque stiamo seguendo una cosa che distinto mi verrebbe da definire pacifist. L'unico problema è che abbiamo trovato una cosa opzionale, un nemico opzionale che sembrava appunto anche nascosto, perché abbiamo dovuto tornare indietro fino all'inizio per fare delle cose, e questo nemico opzionale non sembrava poter essere, cioè, insomma, non sembrava che si potesse proseguire nella sua boss fight facendo ogni tipo di act e facendo spare, e non c'era neanche scappa. Comunque spare l'ho fatto per tipo 5-6 volte e non proseguiva il dialogo. Anche Toriel, per dire, che si fa facendo spare, comunque il dialogo prosegue, e comunque è studiata per non schivare i colpi dopo un po', quindi ho provato tutti gli act tranne un act in particolare che era rosso, e questo nemico è minuscolo. Quello era tutto il meme di questo nemico, era che era un pixel, era minuscolo, e quella rossa era Calpesta. La rossa l'abbiamo fatta quando abbiamo visto che non c'era più nulla, il dialogo era sotto la scarpa non vedi nulla, quindi si può pensare che è riuscito a scappare, no? E non l'abbiamo ucciso, però nel momento in cui finisce la lotta abbiamo ottenuto un exp. Quindi non lo so, mi sembra strano che il gioco ti richieda di morire lì e di fregartene, cioè di non affrontarlo più, perché comunque nella fase di Stone il nemico si può risolvere, cioè si può diventare amico di tutti senza usare la forza. Quindi mi sembra strano che sia, che, cioè insomma, che sia da skippare. Secondo me siamo ancora in pacifist, vediamo, vediamo come va. Se dovesse per questa scelta finire in un finale neutrale, sarei comunque felice, perché vorrebbe dire che abbiamo visto una progressione simile a quella che mi piace di Undertale, cioè la progressione neutral, pacifist e poi genocide alla fine. Anyway, facciamo continua. Come siamo messi? Ok, abbiamo queste munizioni, sì, perché questa usa la pistola e i proiettili. Abbiamo Patch, che è l'armor senza difesa. Sì, in questo momento abbiamo le armature migliori, vero? Sì, abbiamo la pistola giocattolo e il cappello sgualcito. Stiamo usando le munizioni sassolini e abbiamo questa piuma, che è un accessorio, che ci dà delle statistiche diverse. Molto interessante questa cosa, che abbiamo anche gli accessori. Sì, abbiamo un po' di cure, ma nulla. Abbiamo fatto adesso il discorso con Dalve, si chiama, sì, Dalve. Abbiamo esplorato comunque tutta l'area, non c'era nulla di nuovo qui in giro. Cioè, io provo a ridare un'occhiata, ma mi sembra che non ci fosse nulla. Non calpestare i fiori, l'avevamo fatto, avevamo anche provato a calpestarli per un po' per vedere se qualcuno si arrabbiava, ma mi sa di no. Va a vedere. No, infatti. Ma lo sfondo si è bloccato. Ah, devo fare... Scusatemi, A parte che lo devo cambiare, devo fare ripeti. Eccoci qua. Ok. Direi di andare avanti. Il nemico, quello singolo pixel, era di qua. Che credo non ci sia più, fra l'altro, no? Sì, c'erano delle rocce che ci bloccavano il passaggio, eravamo arrivati di qua e c'era un nemico che era un pixel solo. Abbiamo parlato con lui. Ti stai nascondendo da Dalve. I giochi di contare la polvere. Sì, che contava e poi gli veniva da starnutire. Ecco, ok. Ho perso il conto. E qua non c'era nulla. Non lo so. Credo che comunque il gioco venga considerato ancora pacifist. Mi sembrerebbe veramente strano non essere in pacifist. Comunque, vabbè, proseguiamo oltre Dalve e dovremmo arrivare a Snowdin. In teoria, se questa è l'uscita, è come se fossimo... Tipo nella mappa di Undertale, è un under Undertale questo qui. So che fa ridere, però effettivamente è così, cioè è proprio una mappa sotterranea a tutta la mappa di Undertale. Sembrerebbe essere. Comunque fatemi controllare una cosa qua, perché... fammi fare una cosina, Una cosa su Telegram che non avevo fatto bene. Ok.
fammi andare avanti. Allora, bentornato. Non so cosa dire. Ok, interessante, c'è un dialogo, se vai, se te ne vai e ritorni. C'è tuo Freddy Fazbear? Buonasera, Wolfram. Buonasera, Wolfram, caro. Sei arrivato in tempo perché ho proprio appena... Ho fatto solo un riassunto di cosa è successo la scorsa volta, per ora. Però figo che c'è un dialogo, se esci e rientri. Ho fatto fare delle carte per delle situazioni di amicizia. Insomma, situazioni di emergenza con gli amici. Ok, ma le ho perse. Mettiti comodo di nuovo. Ok, sì, ma avevamo fatto dialoghi su tutto. Sei pronto per andartene? Sì. Mostrerò la via. Eccoci qua. Questo non l'abbiamo visto la scorsa volta. Eccoci qua. Grazie per tutto. Mi hai davvero aiutato. E per questo sarò più amichevole. Questo non c'era in Undertale. Sì, Wolfi, questo non c'era in Undertale. È il punto del gioco, il fatto che questo non c'era in Undertale. Allora, sarò il mentore che ho sempre dovuto essere. Io e Penilla, tra l'altro, è la tizia disegnatrice, disegneremo insieme. Rorrim potrebbe migliorarmi il guardaroba. Il Crispy Scroll può mostrarmi quella roba anime. Ho pensato di andarmene, ma perché andarmene quando ho una famiglia così bella qui? E poi ho lasciato il posto, insomma, ho proprio lasciato che il posto si rovinasse. Ok. Una settimana di pulizia senza stop è in ordine. Non è un prequel realistico? No, allora, la questione è che diciamo che prende, per ora sta prendendo bene gli elementi di Lord di Undertale, non li sta calpestando, eccoci. Però tutto si basa sul fatto che tu cadi in un buco. Cioè, tu sei già caduto in un buco e c'è la storia normale di Undertale. Poi, mentre stai attraversando le rovine, crolli di nuovo e finisci in una sezione ancora più sotterranea delle rovine. Quindi ci può stare di logica che ci siano dei mostri ancora più sotterranei. Ora, mi sembra strano perché sappiamo che nella Pacifist... cioè, la Pacifist si basa sul fatto che alla fine Azrael prende le anime... Si può ritrasformare da Flavo in Azrael perché ha preso le anime di tutti coloro che sono nel sottosuolo. Ora, nella scena finale non si vedono questi nemici, ovviamente, perché sono in questa sezione, e Flowey da questa trama li conosce, quindi perché non c'erano in quella scena? È vero, cioè, è necessario che ci siano veramente tutte le anime dei mostri? Sì, perché c'è scritto nelle lastre, che devono essere tutte le anime dei mostri insieme per equagliare l'anima di un uomo. Può essere, no, che si può giustificare dicendo che ovviamente Flowey ha preso anche queste anime prima di affrontare Frisk. Oppure scopriremo che, finito questo gioco, tutti i mostri che sono in questa parte secondaria delle rovine muoiono e quindi non ci sono più. Però è un po' difficile, ma perché comunque poi Flowey sappiamo che ricarica il salvataggio dopo questa cosa, perché qua sta provando a essere buono, quindi bisogna capire dove manderanno tutto a fanculo. Però per ora sta tenendo bene le citazioni, le cose, sono bravi. Andiamo avanti. Bene, dovrei farti uscire. Sembra che l'uscita è bloccata, sia bloccata, vediamo. Lo spaccate. Eccoci, sei a posto. Ah, prima che mi dimentichi, non ho mai chiesto il tuo nome. Clover. E Clover è fisso, perché giustamente noi non nominiamo all'inizio del gioco. Questa è la storia di Clover, punto. Quindi non c'è Sans Undertale? Vedremo. Adesso stiamo uscendo stiamo uscendo dalla casa di Dalv. Flowey ci ha detto che dalla casa di Dalv si esce dalle rovine. Però dove arriveremo? In teoria fuori dalle rovine c'è Snowdin e dell'area di Sands, però bisogna capire se siamo sotto Snowdin, magari c'è un'altra cosa.
Clover, che bel nome. Beh, Clover, dovresti andare. Addio, amico. Ok. L'altro lato di Snowdin, esatto. Le backroom. E questa poi è un corridoio proprio esattamente come quello sopra. Sì. Però questa sembra proprio Snowdin, raga. Cioè non sembra sotto Snowdin, perché questi sono alberi. E sta cadendo la neve. A parte che anche Snowdin è sotterranea, quindi non si sa bene come cade la neve, però... Però non cadeva la neve in Snowdin di Undertale. Quindi potrebbe essere che questa è la neve di Snowdin che sta cadendo da sopra. Poi ci sono anche questi alberi. La struttura è diversa, però è molto simile a qui, vedi? Il testo originale di questo cartello è stato cancellato. Ora c'è scritto entrata proibita. Con un pastello blu. Poi questo simbolo qua sotto, che è il simbolo tipo di Creepy. Scusa, questo è il simbolo di Creepy, raga. Cioè, totalmente. Creepy... Live. Immagini. Raga, è il suo simbolo. Aspetta, dov'è? Dov'è il simbolo? Eh no, però c'è la sua faccia come simbolo su YouTube. Però mi sembra il simbolo di Creepy questo, comunque. Vabbè, non so perché mi ha ricordato sta roba. Va bene, andiamo, andiamo, andiamo. Ma siamo diventati più pallidi qua fuori. Ma vedi che sotto ci sono dei ghiacci stile quelli di... Completo silenzio, tra l'altro, qua. Ok. Carina, molto tranquilla, molto alla Nevischio. No, molto più tranquilla. Si traversa un pezzo di fazzoletto. Ok, c'è Nevischio. Ok, l'hanno presa, bravi. Quelli che hanno fatto le musiche sono bravi, qua. L'unica cosa è che non hanno beccato dei loop, secondo me. Cioè, la cosa dei loop mi sembra una cosa abbastanza semplice da fare, in teoria, no? Cioè, poi non lo so, non ho scritto mai musica nella mia vita, ma... Cioè, credo che scrivere un loop sia facilino. Chiediamo a Simonur, esatto. Questa cosa del ponte con l'ombra sotto mi ricorda io che faccio le mappe di... Ma bravi, hanno messo le ombre dinamiche, ragazzi. Che bravi. Quando faccio le mappe di Pokémon. È molto un corridoio per ora, ok. Ciao! Congratulazioni per esserti liberato di quelle vecchie rovine. Non puoi nemmeno tornarci, anche se lo volessi. Il pensiero dell'aria fresca non è emozionante? Beh, non spingerti... Non esagerare ora. Sei ancora nel sottosuolo. Non saremo vicini alla tua bella aria della superficie per un po'. Ora muoviamoci prima che si congelino i miei petali. Avanti, avanti, amico. Ok. Ma in realtà, qual era il tuo nome? Non è amico. It's gun... È pistola cappello? Potremmo dirgli sì, hai ragione. It's Clover. Clover. Bel nome. Pensavo di essere l'unico fiore. Beh, cioè, perché Clover è il quadrifoglio. Clover, muoviamoci. Ti vedrò più avanti. Tanto in un posto più caldo. Pokémon Clover, no? Quello però... Ah, Pokémon con le cose... bannabili. Oh, c'è la Luna Delta qui.
c'è la Runa Delta nella neve, quindi questa è una cultura che conosce molto bene la Runa Delta, anche perché questo mi sembra, non mi sembra una scultura, cioè mi sembra qualcosa che sia qui poco, no? Oddio, potrebbe essere una roccia però, non so se è una roccia, eccoci qua, è una roccia, ok, no? Potrebbe essere antica. Sembra esserci qualcosa di interessante su questa roccia, toccalo. Era solo della terra nella roccia. Ti pulisci la mano? Ah, vedi? Cioè si riferiva a qualcos'altro che era terra sulla roccia. E ora si pulisce la mano su qualcosa di inciso. È la Runa Delta quella. Eh sì, Purn coso. Ehi amico, perché stai sprecando il tempo qui? La nuova area è un po' spaventosa per te? Avanti, ce la puoi fare. Dubito che avrai bisogno di un salvataggio. È solo neve, ghiaccio, mostri e possibile rischio di congelamento. Nulla di grave, amico. Ora, muoviti. Delta Rock si chiama questa, Si chiama Delta Rock. Ok. E qualcos'altro? Più tempo stai vicino, stai a parlarmi, più alto il rischio di congelamento. Ora muoviti. La roccia delta. Dirà la stessa roba? No? Ci vuole una considerevole autodisciplina, ma ignori la roccia interessante. Okay. Devo andare a destra o su? A destra di solito si va verso Snowdin, quindi andrei su prima. Ciao amico, mio marito e io stiamo esplorando il sottosuolo. Ci sono molti segreti in queste lande. Ah, è proprio, lo rende, è perfetta per una, cioè sono perfette per una luna di miele esotica. Ciao Lu! Ma in realtà molto poco, molto poco. Abbiamo fatto molta discussione sulle cose successe la scorsa volta e siamo usciti dalla casa di Dalve, siamo arrivati in un'area molto snowdiniana, fra l'altro anche nella musica. Sfortunatamente ci siamo persi. Dice che sa dove siamo, ma penso che sia solo imbarazzato. Un blocco bianco con una faccina che si chiama A-Design, che si trova su un'isola che si chiama An Island. Ah ok, bisognerebbe giocare a Pokémon Clover. No, non si può giocare a Pokémon Clover, ci ho ripensato. Sono di passaggio perché sto per uscire di nuovo, quindi dovrò recuperare anche l'ultimo palo. Tocca bannarvi tutti, basta uscire con la gente. Basta uscire con la gente. State a casa rilassati con una bella tisana a vedervi il trenino. Hai qualche idea di dove potremmo trovare una mappa? No, mi dispiace. Ah, una pila di rocce questa, sembrava un fiore. Non siamo persi. So esattamente dove siamo. Snowdin non è così grande. Snowdin, però vedi che ce lo confermano. Non possiamo essere persi, è la nostra. Non possiamo perderci, è la nostra luna di miele. Sarà perfetta, giusto? Sarebbe. Ok. Una terribile luna di miele vuol dire un terribile matrimonio. Non può succedere. Non posso essere un cattivo marito. Oh, è incazzato. Non lascerò che succeda. Non lascerò che la mia nuova moglie abbia una brutta luna di miele. E tra poco devo uscire con i cani. Oh! Non possiamo essere persi. Madonna, è tristissimo. La prossima fermata nel nostro viaggio saranno le cascate. Ho sentito che ci sono delle. Quindi vedi che comunque è collegato. Siamo. Non so, forse non siamo sotto, siamo in un'area secondaria. Cioè. C'è anche da dire che comunque ci sta che in Undertale non è che si esplori tutto il sottosuolo. Magari ci può essere, che ne so, una via nella radura, nella foresta, che intendo che io sono il cane. Ah, giusto. Ci può essere una via nella foresta che Frisk decide di non attraversare perché non ha molto senso per la sua trama, che porta a questo luogo. Cioè, ci può stare.
Potrebbero essere Dogami, una citazione a Dogami e Dogaressa, certo. Però non erano sposati da poco lì. Oddio, potrebbero, eh. Però non si perdono Dogami e Dogaressa nella zona di Snowdin, non ha senso. Sarà senza fiato e mozzafiato e romantico. Se lo troviamo, certo. Ok, lei non dice più niente. Tu? Non possiamo essere persi. Non può sapere che siamo persi, ok? Ok. Kivari. Tra l'altro, ah, ecco qua, che era secondario. È una grande imponente roccia. Sta perfettamente bloccando l'entrata di una caverna. Attraversarla sembra impossibile adesso. Sì, è proprio un'entrata lì dietro, eh? Chissà. È una roccia o è un blocco di ghiaccio? E questa sembra difficile da sfondare, fra l'altro. Tra l'altro, Lu, guarda qua cosa c'è. Guarda qua cosa c'è, che simbolino c'è. È una piccola runa di un certo tipo qui, eh? Anyway. Ok. Primo nemico di Snowdin. Un iglu. No. Ma che bravi! Hanno fatto un host diversa per ogni area. Si sentono le classiche campanelle di Natale. Frost Termit. È una termite. C'è. Attacco 6, difesa 6. Un iglu sospettoso. Iglu. Ci sarà qualcosa dentro che dobbiamo ispezionare ed esce. Aspetta. È solo un iglu. Sì, nulla da vedere qui. Perché gli attacchi sembrano troppo facili, no? Quindi vuol dire che faremo una roba e si libererà. Danza. Fai una piccola danza. Qualcuno deve uscire a investigare. Eccolo lì. Ah! È un paglu. Non esce bene. È un pagluro. Un paigluro. Posso unirmi? Ah, Crab Dance, certo. Per il Crab Rave. È una citazione a Crab Rave. Sta facendo una crasta shuffle. Il codice paguro riceverai. Complimenta. Complimenti le sue abilità di nascondiglio. Davvero? Come un ninja? Proviamo a ballare ancora. Crab Walk Dance. E lui si unisce. Puoi venire a ballare con me più spesso? Molto Tetris questa cosa. È pronto per andarsene via. Perfetto. Spero. Hai vinto. C'è un buco qua. Ok, c'è un buco per la pesca. Ci sarà una canna da pesca, posso entrare? Ops. Ancora. Facciamo dance. Forse basta ballare due volte, anche. Potrebbe essere. Fanno tutti tanti attacchi. Sta considerando un restauro. Dance ancora? Ok. Basta ballare due volte, mi sa. Una chest. Questa è una scatola. È una stupida scatola. Puoi mettere gli oggetti e rimarranno qui. Che li tiri fuori e poi non sono più lì. E poi ci sono altre scatole così più tardi. Puoi usarle per recuperare la roba che hai messo in questa scatola. È super stupido.
sinceramente un odiatore di scatole. Questa è una frase che mi sembra ci fosse nel primo gioco, proprio a Snowdin. Questa non si può ispezionare col simbolo di Creepy. Quella appunto non è la runa Delta, fra l'altro. Molto interessante. Cioè, ci sono questi simboli che non sono la runa Delta, quindi secondo me da questa parte della... del sottosuolo ci sono delle energie diverse, o comunque dei culti anche diversi, probabilmente. Quest'ombra qua mi ricorda un po' quando compare Sense. C'è un segreto qua, dai, non lo so. Oh, ancora i glu. Si può scappare, eh? No, balliamo due volte, ci serve esperienza, se ci servono soldi. Ciao, posso unirmi? La foresta nevepoli, sì, un pochino le nuvole ricordano quel... Sì, no, è la foresta nevepoli questa, perché è Evopoli ma con la neve. Dove c'è qualcosa qua nel... C'è un segreto qua, me lo sento. Aspetta, sfrì. Nivopoli, esatto. Altro forse, sai cosa? Per la prossima live farò uno sfondo diverso. Sempre animato, però... Versione neve, versione caves. Perché è vuoto questo corridoio? Perché è vuoto questo corridoio? Mi puzza. Sense? Ah no. Ma poi sta musica... Questa musica è molto papirussiana. Ed è uno che ricalibra i puzzle di roccia di lava. Ok. Fai schifo, scusate mio fratello, non credo. Ok. Poi cos'hai, ma... non so, è vero. Beh, dovrebbe tenersi insieme per alcuni usi almeno. È abbastanza buono per me. Prossima fermata... Resort Onitiu, non mi ricordo come si traduce, ma credo che sia miele qualcosa. Buonasera avviare, eh? Buonasera caro. Bella animazione di volo. Ok. Un simpatico uccellino. È il parente di... Coso? Ok, to whom it may concern. Questa è, fra l'altro, è una frase che adoro usare in inglese, è proprio bellissimo. Ah. D'accordo con, insomma, secondo la guida delle guardie reali, sezione 4, paragrafo 2, questo puzzle è inteso per impedire il progresso di un intruso, probabilmente te. Intrattenere i residenti dell'area circostante, Snowdin, e sembrare intimidatoria per quelli che potrebbero essere intrusi, o malintenzionati. Non sono sicuro cosa intendano con quello, fidati. Per superare questa challenge devi sciogliere il cubo di ghiaccio. Assicurati che la roba a forma di palla arrivi in fondo senza rompersi. Firmato Martoret, della Guardia Reale del Sottosuolo, Underground Royal Guard. Postscriptum. Se uno dei tronchi si incastra, scuotilo un po'. Ho notato che si stava incastrando l'altro giorno. Ma sai com'è con i progetti fai da te? Vale, è una cosa creata dai fan? Yes, yes. Non è una... Sì, è una mod di Undertale comunque, perché si basa sul data.win di Undertale, è scritta con Game Maker. Però è creato dai fan, sì. È creato dai fan e segue la storia dell'umano precedente a quello di Undertale.
Però sembra fatto molto molto bene. Sembra fatto molto molto bene e sembra essere fedele alla loro originale, quindi mi sto incuriosendo. Deve sempre dare qualcosa storto. Quindi sì, dai, una scossettina dovrebbe bastare. Post-scriptum. Ho appena realizzato che forse non riesce a raggiungere il tronco per scuoterlo. Voglio dire, non tutti sanno volare o sono altissimi. Specialmente se sei umano o qualcosa del genere. Quindi spera che non si incastri. Post-scriptum. Ho capito. Se si incastra, aspetta. Io vengo a ispezionare la qualità del puzzle ogni 3 giorni. Quindi aspetta lì dove sei per un giorno o due. E spera che non si incastri. Post-scriptum. Mi hanno informato che la quantità di post-scriptum su questo cartello è strana. Mi dispiace per il casino che ho causato. Ok, lo rileggiamo? No, non leggo le istruzioni di nuovo. Ok, i cristalli, il tuo riflesso ti guarda. Ok, è una cassa questa, no, è un'attivazione. Fra, ma questo è avanzatissimo per essere Undertale. Bro, aspetta, fammi tornare indietro, secondo me c'è qualcosa segreto. No, è vuoto, non c'è nulla. Che strano. No, ma questo puzzle è veramente, cioè, è una tecnologia anche... Cioè, comunque è qualcosa di raro per Undertale. Ok, devo scioglierlo più volte. Che figata, fra l'altro. Ma è veramente, veramente bello, secondo me. Ma che roba. E non sei incastrato. Bene. Non sei incastrato. No. L'altro bello, ci sono tutti i fogliettini incollati sotto, perché fa capire, no, che li ha aggiunti volta dopo volta i vari fogliettini. Che cura nei dettagli in sto gioco! Ma che bello! Ma che bello, ma che bravi! Complimentoni! Questo qua con la lingua congelata. Ehi, tu, puoi farmi questo pallo? È proprio un cosa qui. Ma cambi solo la sera e... Questo è il cavo. È il freddo, sono incastrato. Devo proprio tempo di essere il tempo, di trovare il tempo per sera. Per favore aiutami. Non credo di avere qualcosa che può aiutarti. Forse con... Posso ottenere un'altra roccia? Calda? No, non funziona. Sembra che l'ha fatto Toby. Sì, no, nel senso, la cura di quantità, soprattutto nella quantità di dettagli, è molto tobiano. Cioè, il fatto che ogni volta che parli con i personaggi hanno un dialogo diverso. Però la pera non credo che ti possa scongelare. Le rocce calde? Che avevano i tizi? Vado a controllare per caso. Mi raccomando, non... Cioè, insomma... Se non... Se sapete, non spoileratemi, eh. Che mi piace andare in blind. Parapara. Ho detto a Wolfie di essere... Il mio cane è secco come me. In che senso secco? Perché non posso prendere queste pietre... Spoiler, non credo mi direi uno spoiler, Wolf. Probabilmente sia qualcosa di più avanti. C'ha le braccine, che carino. E anche Babi. Oh, non posso scappare da questo, eh? Questo è poca speed, mi sa.
Balla. Poi belle anche queste chiede, comunque, devo dire. Nel modo in cui si muovono e tutto. Sarà uno spiedino per fare rima? In che senso uno spiedino? Per le braccine, ah, ok. Di avercelo io l'aschi più intimorito del mondo. Intimorito? Vabbè, perché gli aschi in realtà sono quasi sempre molto strani, eh. Poi immagino che ululi un sacco. Poi ci sono in giro, comunque commentavo prima, tante volte questo simbolo. Che mi ricorda tipo il simbolo appunto di... il logo di Creepy, però non c'entra molto. È un simbolo che di solito vuol dire magia, comunque, l'ho visto usare. Cioè, robe simili, questo tipo di no. C'entra qualcosa con la magia, però... Non posso trovare un altro nemico che non sia lui? Vorrei vedere qualcun altro. No, ho fatto un nemico solo in quest'area? Pensi. Solo quando arriviamo a casa è bellissimo. Guardo i video degli aschi e fanno... Anche se dorme tre quarti della giornata, bellone, lui può. Lui può, a differenza tua. No! Mi ha fregato qui, eh. E addirittura la casa che si accede dalle rovine. Grazie. Cari proprietari della cabina distrutta. Prima cosa, mi dispiace che la tua cabina sia così distrutta. Tipo, non so cosa è successo, ma sono sicuro che è stata una cosa sfortunata. Seconda cosa, mi dispiace che un po' della tua legna è andata persa. Riguardo, secondo la guida della Guardia Reale, sezione 42, paragrafo 1, questo uccellino qua è molto fissato con le regole della Guardia Reale, a quanto pare. È molto fedele alla Guardia Reale. Finché viene data una notifica all'originale proprietario almeno due giorni lavorativi prima, qualsiasi iSource, fammi vedere un attimo con Urban Dictionary, con iSource, che vuol dire pugno nell'occhio, ok. Ogni cosa che può essere un pugno nell'occhio può essere rivalorizzata per puzzle o altri diversivi. Beh, non sapevo come contattarvi, ma considerate questo avviso. Sfortunatamente non della prima varietà, ma sai, notano. Ok. Ciao. Come sta andando? Le cose non stanno diventando più facili, eh? Sarebbe bello camminare qui senza essere disturbati. Probabilmente non è così che funziona il mondo. È così che funzionano i mostri. Non possono, non riescono a fregarsene, a occuparsi dei loro affari. In ogni caso stai facendo del tuo... Cioè, stai andando bene, continua così, mio amico. Sembra che piano piano ci stia tipo... Cioè, ci sta dicendo di fare la cosa giusta, ma si vede che questo è un Flowey che è stufo. È un Flowey che le ha provate tutte, non sa come liberarsi da questo mondo. E quindi si annoia, dice, palle, i mostri sono così, ti attaccano, quindi vabbè, devi sopportarli. È un castello di neve, che carino, come i castelli di sabbia. Si può andare su o a destra? Io andrei su, come le regole di Snowden ci insegnano. Ecco qua, Insomnitot. Check. Cos'è, un cuscino? Attacco 6, difesa 5. È tipo... È Kirby che dorme, questo, fra l'altro. È sveglio... questo è Wolfie, tutto il giorno. È sveglio anche se è oltre il suo orario per andare a dormire. Ho superato il mio orario della nanna, quindi non ho più le regole. Non ci sono più regole per me. È Wolfie proprio, sì, ci attacca con le Z di zomba. Si è accorto che sta sbadigliando. Canta.
provi a cantare una silenziosa ninna nanna. Il Somni Todd sembra annoiato. Sai qualcosa di più, conosci qualcosa di più divertente? No. Dobbiamo fare una lecture. Informi Insomni Todd dei benefici di una buona notte di sonno. Di sonno, ti ignora. Sì, non parlare agli sconosciuti. Bella questa di The More You Know. Ipnotizza. Il tassel, cos'è il tassel? Cos'è un tassel? Ah, la nappa! La nappa! Quella del cappellino. Gliela scuoti la nappa del cappellino davanti alla sua faccia. Se io penso al sesso della vita alle due di notte, esatto. Mi sto addormentando? Conta le pecore che saltano. Conta le pecorelle che saltano. Fa fatica a mantenere la coscienza. Poi mi sto uccidendo, eh? Oh. No! No, la prima morte! Bella questa musica, molto western. Molto western. Ah, ok, sei stato disattento. Questa è la voce di Flowey. Beh, c'è sempre la prossima volta. Continua. Bentornato. Skill issue, cavolo, sì, potevamo farlo senza morti. Sì, sì, è Flowey che ci sta riportando col potere della determinazione. Vabbè, adesso sappiamo cosa fare. È perché voglio fare completismo e allo stesso tempo fare il bravo. No. Ci sono cose che sembrano ovvie. Notizia. Sto addormentando. Dai. Poi fa male, eh? Notice. Quelle che saltano. Cosa fare? Ipnotizza ancora? Ah, adesso devo fare qualcosa di noioso. Ok. Adesso devo fare qualcosa di noioso. Tipo la ninna nanna. Ora si addormenta. È un bravo cantante. Ok, sto sorridendo al suo sogno. Ok, devo fare ipnotizza e poi un'altra cosa. Cos'è questo? Un nuovo cliente? Ma che belle animazioni, poi! Che bella musica, bravo! Beh, chi sono io? Ah, nulla di importante, sai. Sono il miglior venditore di sempre! Wow, sono Mo! Miglior venditore di sempre! Chi sarebbe lui, in realtà, come miglior venditore di sempre, eh? In realtà, rispetto per il vero miglior venditore di sempre. Rispetto per Spenton, sempre. Però Spenton è di un altro universo, dai, ci sta. Ma sono Mo. Comunque, il fatto che hai provato a mettere le tue zampe su questa tazza vuol dire solo una cosa. Stai cercando qualcosa per, no, per soddisfare il palato, giusto? Certo, solito tipo. Quindi, vuoi questa bevanda? No. Certo che no. Tu e io siamo sulla stessa pagina. Questa roba, che schifo, nessuno la vuole. Liquidi? Bah, così, vecchia stagione. Solidi? Bah, stagione ancora precedente. Vuoi essere fresco e rivoluzionario? Ho l'ultima cosa. I solidi che erano liquidi. Ghiaccio mi vende. E sai, non stanno seduti nella foresta per 3 settimane. Ho inventato la prossima gran cosa qui. Per l'incredibile
basso prezzo di 15G puoi avere il tuo ghiacciolo di cioccolata calda. Ma era una vecchia noiosa cioccolata calda, ma ora è congelata alla temperatura perfetta. È tipo il venditore di vento, sì, ma cerca di vendere tutto questo qua. Ti venderebbe la merda. Ho colto il tuo interesse adesso? No, grazie. Sicuro che non lo vuoi? Devi stare a passo coi tempi. Ho un'idea, amico. Ti lascerò guardarle gratis. Chiamalo uno speciale per le vacanze. Non ho molte consegne, quindi ne ho solo uno per tipo. Andiamo a far business. Ecco ciò che ho. Hot pop, cold pop. Quindi ghiacciolo freddo, ghiacciolo caldo, ghiacciolo tiepido. Cancel. Ehi, cosa stai facendo lì? Vabbè, mi stai lasciando? Non sei interessato nei miei strumenti? Non ho la tua temperatura preferita? Oh, capisco, hai bisogno di tempo per pensarci. Beh, sarò sempre qui per te. Per i tuoi affari. Ho detto affari. Simpatico però lui, eh? Ma proviamo. Ecco ciò che ho. Dai, prendo questo. Goditi quel ghiacciolo. Sapete che lo dobbiamo prendere tutti per studiare? 14 HP però. Ok. Hold. No. Al sapore posseduto dalle cose davvero fredde. HP mazzati, voglio leggere la descrizione. Ah. Poi lukewarm. Che è tiepido. Anche se vorrei continuare a vendere ghiaccioli, li ho finiti. Fino alla prossima volta. Mo se ne va. Ah, quindi la migliore era quella che avevamo. Della cioccolata calda raffreddata allo stato di tiepido. Ok. Ma quindi qua c'è l'avanti allora, forse? Puzza di avanti qui. Aspetta, allora andiamo di qua. È un procione, sì, forse. O un orsetto, ma non riesco a capire. Una volpe, forse. Oddio, cosa sei tu? Ho letto qualcosa in un libro una volta. C'era scritto: se la vita ti raggiunge troppo velocemente, premi X e prenditela con comodo. Qualsiasi cosa voglia dire. Ho detto qualcos'altro in quel libro. Diceva: mangia del cibo per rimanere in forma. Quella è ovvia. Vuoi sapere un altro estratto del libro? Diceva: per favore, smetti di parlarmi, Ho finito le mie citazioni del libro. Un libro davvero saggio. Per favore, lasciami in pace. Già, sta il mio personaggio preferito, già. Già il mio personaggio preferito, questo. Però questo è un albero molto scuro. Prendi proiettili di ghiaccio, sì. Un vecchio fragile albero. Ah, ok. Dicevo, hanno scambiato i dialoghi? Ok, quindi questa è tipo una munizione segreta. Adesso li leggiamo, ma credo che siano munizioni per le pistole. Allora, un'arma. Sì. No, scusa, sono munizioni per la pistola. Convenientemente a forma di ghiaccio. No, cubi. Ah, cubetti di ghiaccio con una forma molto conveniente. Ok. Non sembrano sciogliersi. Ah, che bel pensiero. Le ho caricate. Ma tanto non le useremo. Salviamo di nuovo.
Oh, stai facendo ancora bene. Volevi degli altri conferme? Non ti preoccupare. Lo dicevo davvero la prima volta. Come la seconda. Sì. È molto ironico su questa... Per favore, basta venire qua a salvare. Va avanti. Si può scappare? No. Oh, ma sono veramente tutti molto cattivi comunque, sti nemici. Oh. Notizia. Sono veramente violenti. Poi Sing. Aspetta. Mamma mia. Cazzate nere, eh? Ok. Qua cosa c'è? No con. Ok. E sembra uno che conosce le cose, quindi. Un cono psichico. Una palla, sì, è tipo psichico perché la palla di gelato fluttua. Vieni a controllare se sei fatto di fuoco. Non lo sei. Controlla. Incoraggia, educa, berate. Cos'è berate? Ah, criticare o insultare. No con, attacco 6, difesa 7. Una mente... una vivida mente piena di una passione bruciante. Ok. No con colpisce cosa con ash, con bastone. Golf divertente per no con. Quindi è un ignorante in realtà. Ok. È un unga punga. Quelle bisogna muoversi dentro. Sta iniziando a fare una danza primitiva. Incoraggia, educa. Pazientemente spieghi i pericoli del fuoco. Nokon sembra ricettivo. Ah, oh, quindi fuoco caldo scioglie Nokon? Nokon non lo sapere. Tu buon amico per Nokon. Nokon è stato illuminato. Spero. Hai vinto. Bene. Ok, c'è un castello qua, mezzo alla neve, un castello di neve vero, che carino, apri le porte e c'è un'altra porta, apri il, ah, il ponte levatoio e c'è un piccolo castello, è una matriosca di castelli di ghiaccio. Oh, No Con incontra te e un igloo. Allora. No Con educa subito. Spero. Poi dobbiamo ballare per l'igloo. Quelle doppie sono toste. Sono sempre molto toste quelle doppie. Dance. Ah, No Con. Ah, c'era scritto qualcosa di No Con. L'ho ignorato. Oddio. No Con sapeva che qualcuno era lì. Ah, cioè, che non sapeva che c'era qualcun altro. Cavolo, devo prendere la pera, mi sa. Non male. Due PP? Come due PP? Cosa sono due PP? Oh, oh. Sei invulnerabile. Qua stiamo morendo male comunque. Controllare le robe va a finire male qua. Questo è avanti o indietro, secondario. Oh sì, forse era l'avanti questo. Ma chi è? Oh boy, oh sì, un cliente. Sono nervoso. Carina. Sono una balena della posta. Del servizio postale del sottosuolo. Non hai sentito di noi? Siamo i migliori. In breve, chiamaci un GPS. Ah, UPS.
Eh sì, poi anche Mailway, tanti di giochi di parole. Ah, quindi ho sentito che sei nuovo al sottosuolo. Ci sono fumati tanto, sì. Come mai chiedi? Beh, come mai? Lo so. Beh, le parole girano. Il sottosuolo è grande, è fantastico, diventa sempre meglio. Perché ho portato per te la tua prima lettera. Wow, ho ricevuto della posta. Una lettera speciale, da noi, per te. Ti senti benvenuto adesso? Spero che ti senti così. Il sistema di posta non è una innovazione magnifica? Se vuoi usarla, vieni a una stazione. Sono esattamente come questa e sono sparsi in giro. Stazione di posta. Se vuoi ricevere delle della posta, trovala e lancia un urlo. Ti assicuro, sono posizionate bene. Qui a UGPS siamo tutt'altro che datati. Parliamo e condividiamo tutto utilizzando le mail. Dai tuoi amici del sottosuolo. Ma questo è tutto per questa balena. Ora devo andarmene, la posta non deve arrivare in ritardo. Ci vedremo più tardi nel tuo viaggio, amico. Ci le volete la corrente. Mail, sì. Intro letter. Leggi. Questo è proprio un nuovo sistema, regà. Questo è geniale. Questa è proprio tutta una roba che... tutta una roba completamente nuova di Undertale. Vieni, nuovo amico, proprio qui nel nostro spazio. Sia che tu te ne vada in giro o stai in un solo posto. Ah, è tutto in rima. Space, place. Speriamo che ti troverai degli amici con lettere divertenti da mandare. E sempre un sorriso sulla tua faccia. E speriamo che arrivino... ti auguriamo più posta senza stress. Speriamo di vederti di nuovo di UGPS. Carino. Pin. Ok, posso... posso pinnarla in cima, tipo? Ok. Posso chiamarlo? Speriamo. Ciao ancora, amico. Hai della posta da reclamare? Guardiamo. No, non ce l'hai, che peccato. Se vuoi controllare di nuovo, suona la campanella. Fino alla prossima volta, ti dico addio. Ok. Interessante questa cosa, eh? È anche un sistema che può essere utile per ricordare le quest. Bentornato, Bobone, eh? Già tornato dal spasso? Dal giro coi cani? Allora, fammi controllare prima a destra. Magari c'è qualcosa di secondo. Il lupo! Il lupo! Quindi non stava Snowdin. Prima non stava Snowdin, stava qui. Ma mi si sta comunque... mi si stanno rovinando un po' le cuffie. Adesso devo andare. No, come? Va bene. 238. 239. Questa velocità. Ice Wolf, Pibobo. È pronto per il nuovo lavoro. A me che non si dica. Ah, ok. Si sta allenando perché l'hanno assunto per raffreddare il core. Ci becchiamo più tardi, va bene, ma dopo Wolf Home. Il nuovo lavoro è molto importante per Lupo di Ghiaccio. Lupo di Ghiaccio ha bisogno di soldi per nuovi pantaloni. Infatti ce li aveva i pantaloni in Undertale. Non importa quanto ghiaccio lanci nel fiume, la pila sembra non calar mai. Vabbè. Giustamente. Ok, possiamo andare un po' avanti. E c'è un salvataggio. Ciao! Devo dirti, non mi ricordavo che questo posto fosse così, sai, colorato. Davvero, non puoi fare 2 secondi senza essere annoiato qui intorno. Cioè, insomma, essere disturbato. Nessuno ha sentito parlare di spazio personale? A meno che qualcuno può spedirti da Asgore. Non capisco perché ne abbiamo bisogno. Comunque, muoviamoci.
Il tempo, non c'è tempo da sprecare. Lui vuole proprio, è proprio di fretta, è stupido, non c'ha voglia. È quasi peggio del Flowey del settimo cuore, cioè il Flowey che sa cosa succede e aspetta semplicemente il momento migliore. Questo proprio dice, che palle, voglio fare sta run, fammela fare. Da cosa stai aspettando ancora? Hai un lavoro da fare. Lamentasi. I resti di un pupazzo di neve. Una volta era pieno di vita. No. Ora pieno di potenziale per nuova vita. Sarà pupazzo di neve di Undertale. Ok. Interessante. Caped. Caped, raga. Ehi, stai attento. Oh oh oh. Guarda un po'. Penso che questo idiota voglia passare. Swig, Toast, venite qua. Sì, capo. Sono le tazze più fighe queste. Ha bisogno di una rasatura di nuovo? Ah, abbiamo della carne fresca. Ah, non te ne vai da nessuna parte, piccola patatina. Sì, da nessuna parte. Volete smettere voi due? Comunque. Bella. Il nome è Refill. Sono il boss della gang famosa in tutto il mondo. Gli Shuffler, i mescolatori. Comandiamo questa città. Se vuoi passare, dovrai superarci. I gang. Wow, wow, wow. Non c'è bisogno di iniziare una lotta. Siamo civili qui. Provi ad attaccare tutti quelli che incontri. Calmati, no? Ah, era proprio una... Era una trollata. Jeez. Noi mescolatori preferiamo sistemare le cose in una maniera più dignitosa. Mi capisci? Vorremmo proporti una sfida. Un gioco di sorta. Una sorta di gioco. Prenderemo questa palla qui e la nasconderemo. Il gioco veramente delle tre tazze. Mi fanno veramente il gioco delle tre tazze. E la nasconderemo sotto uno di noi. Poi ci mescoleremo. E quando finiamo dovrai indovinare chi ha la palla. Lo faremo tre volte di fila. Vinci, puoi passare. Perdi, staremo seduti qua a bloccarti per tutta l'eternità. Hai capito quello che sto... Stai raccogliendo questo... You picking up what I'm putting down? Stai capendo quello che ti ho detto? No! No? Ah, non sei... Sei proprio veramente degli scarti non voluti di caffè. Sì, scarto. Va bene, se non capisci, non capisci. Non è colpa del bambino. Ti dico una cosa. Lascia riposare quella tua testa. Rileggi le regole, fai in modo che, insomma, le capisci. Tra l'altro me li sto immaginando con l'accento italiano. Me li sto immaginando proprio tipo gangster italo-americani. Gabagool. Fino a quel punto i mescolatori resteranno sul loro dovere di bloccare la strada. Buonasera, Zombon, buonasera. Giusto, ragazzi? Sì, capo. Dov'era? Non esiste il comando CAM, mi dispiace. Come va, trainer? Molto bene, molto bene. Si stiamo divertendo con Undertale Yellow. Siamo fatto veramente bene, bene, bene. Ehi, guarda chi è tornato. Il tipo di ragazzino che mi piace vedere. Sei pronto per giocare? Sì. Ah, questo rende cose facili. Tornerò appena torno a casa, a parte che torna una live e poi forse una live con Metz o con chi mi sfida, insomma, vediamo. Vedremo. Eccoci qua. Ok, devo guardare le palline. E dov'è la pallina? Ok, ce l'ha quello al centro. Lui. Yeah, il più forte. Ah, che bello sguardo, ragazzino. La donna mi obbliga a giocare ad Isaac. Per?
Ma fai giocare lei. Continua così, ragazzi. Devo prendere la seconda, perché... Gioco delle tre carte. Sì, infatti, ma guarda che Dolmon, secondo me... Cioè, tra l'altro sono dei gangster, quindi proprio reference totale, però italo-americani, non napoletani, per quel caso. Proprio mafia italo-americana. Aspettate, che non voglio soffocarmi. Continua così. Ok, ora a destra. Ma è sempre a sinistra per caso? Sì, napoletano è stereotipo classico, sì. Ok, non lasciare che ti vada alla testa. Ok, al centro. È di nuovo a sinistra. Vabbè, ma dai. È tre volte a sinistra, davvero? Boss! Credo che il piccoletto qua ci abbia battuto. No, deve essere stato solo fortuna. Non ha senso che un bicchiere di latte scaduto come te possa battersi. Ehi, Toast, calmiamoci. Non c'è nulla di per cui scaldarsi. Il ragazzino ci ha battuto in modo giusto. I mescolatori sono onesti. I mescolatori mantengono la loro parola. Non è giusto. Sì, boss, un mescolatore mantiene sempre la parola. Sì, sempre. Ora, picciotto, ti lasceremo passare. Ti sei guadagnato un amico potente dei mescolatori oggi. Tutto quello che devi fare è ricordare il nome. E saremo dalla tua parte se c'è bisogno di noi. I mescolatori sempre proteggono sempre un amico, giusto ragazzi? Sì, hai un problema, possiamo gestirlo noi. Sì, gestire. Ah, Endol, perché è il manico della tazza. Te ne eri già andato in segmento, sei stato presente? No, non c'ero quando avete parlato di segmenti, però guarda. Per fortuna che non ce l'ho già. Comportati bene là fuori, ragazzino. Prendi fieri i mescolatori. Se non lo fai, potresti ritrovarti essere una vecchia scartata bustina di tè. Me capisci? Sei nel vicinato dei nella zona dei mescolatori. Napoli Trainer non esiste. Vuoi passare da qui? Devi passare da noi. Abbiamo un gioco difficile per te. Solo un mostro è passato finora oltre a noi. Ah, eri tu, vero? Ah, mi dispiace. Oh, stai diffondendo la parola dei mescolatori. È bello sapere che c'è qualcuno, che abbiamo qualcuno là fuori, sai? È stressante dover gestire una gang e anche la nostra pubblicità. E ricordati, se hai bisogno di qualcosa, saremo qui. Ci sarà sempre un mostro che ha bisogno di una testa di cavallo nel letto, mi capisci? Bellissimo. Aspetta, voglio vedere se hanno lo stesso dialogo, mi sa. Sì. Devo leggerli così fin dall'inizio. Ok. Va bene. Honeydew Resort. Che Honeydew dovrebbe essere l'alveare. Resort alveare. Che bello il rossetto lì. Oh, molto cute. Benvenuti al Resort Alveare North. La baita alveare. Nord-est, le terme alveare. Est, l'uscita per Nevischio. No, il fuoco! Che bella sta musica comunque, mamma mia!
ecco ciò di cui... Oh, questa è una cosa seria adesso. Un posto perfetto per rilassarsi e distendersi. Beh, non perfetto, un po'... Un po'... come si dice? Un po' claustrofobico per i miei gusti, ma... Almeno ciò, questa cosa rende le cose interessanti. Carino! E tra i vie per Dolammo? Sentiti libero per rilassarti un po', ragazzo. Sarò qui a controllare le terme. Ok. Un fuoco da campo confortevole. Il profumo Honeysuckle dovrebbero essere... È un fiore. È il fiore di Bach. Honeysuckle. È il fiore di Bach. Ok. Il profumo dolce dei fiori di Bach sta arrivando dalle fiamme. Oh, non c'è nulla di meglio di evitare la vita, le responsabilità della vita, rilassandosi tutto il giorno. Sono stata qui da 2 settimane. Ho stato nello stesso posto ogni giorno. È così facile perderti qua. Non so nemmeno se ho un lavoro a cui tornare. È fantastico. Che bello. Ehi, hai visto quei brutti figuri là fuori? E continuo a dirmi che sono una gang conosciuta in tutto il mondo. Ma non ho mai sentito parlare di loro prima. Forse sto davvero uscendo dal giro. Forse controllerò la band dentro. Ho sentito che spaccano. Spero di essere abbastanza hip per apprezzarli. Ok. Ripartiamo la tizia qua. Ah, sarebbe bello essere licenziata. Vivrò nel terre selvagge e troverò il mio cibo. Dovrebbe essere l'obiettivo di tutti nella vita. Il mio obiettivo. Bello quel miele. Il silos di miele. Cosa c'è, le terme, vero? Da questa parte per le terme. Ah, vorrei tanto che la mia mano sinistra fosse confortevole come la destra. Normalmente ho 2 guanti, così il mio calore è simmetrico. Ma penso che il mio guanto sinistro abbia fatto una vacanza o qualcosa del genere. Mi ha lasciato. It just left me. A parte che è qua. E questa cosa, fra l'altro, no, questo è un calzino. Non è un guanto. Però mi sono appena ricordato che abbiamo la cioccolata calda per il tizio che si era congelato. Cavolo, abbiamo fatto un po' tanta strada però, eh? Dovevo farlo un po' prima. Ops. Ci ho pensato ora, cavolo. Però sì, è da fare. Dimmi che si può scappare? No, eh? Allora, ipnotizza. E dance. No, è sing. No, ho fatto... Cavolo, sei difficile. Il sonno per i deboli, va bene. Lui è forte, cavolo. Lui picchia tanto più che altro. Protizza. E poi danza. E canta. Esper. Ok, uff. Comunque, no, sì, la cioccolata calda dovrebbe essere perfetta per lui.
Pop pop. Forse quella cosa calda è la mia lingua. Perché no? Ah, del caffè caldo. Il caffè caldo. Eh no, non ce l'ho. Forse alla lounge possiamo trovarlo il caffè caldo. Caffè caldo, ok. Non era la cioccolata calda che serve. Dove lo troviamo? Belli caped comunque le due. Vuoi parlare a lui un attimo? Quest'orso si è addormentato andando verso il resort. Ha delle giare di miele legate sulla schiena. Stanno diventando fredde. Ok. Che bel posto, comunque rilassante. Segreto qua dietro, dai. No. Sono il più forte, raga. Sono il più forte. Ho fatto questa cosa, mi ricorda tantissimo Inscription. E questa è la musichetta della pulce. Quindi non l'ho uccisa? Speriamo. Ed è il caffè caldo quello. Alcune micro proggits si stanno godendo la loro le loro terme. Ah, una di loro addirittura ha portato dei micro galleggianti. Un'altra sta bevendo il suo micro caffè e ti saluta. Sembra che il resort Alveare abbia pensato a tutti. Oh, Golden Coffee. Prendilo, sì. Hai tenuto il Golden Coffee? Guardi un micro froggit che nuota, che fa le vasche. Oh, sta nuotando a una incredibile velocità di 140.000 centimetri all'ora. Buona. Bella comunque. I micro pro kids vorrebbero un po' di privacy adesso, eh? Ok, Golden Coffee. Info. Ah, ti mezza il peso della tua anima, dandoti uno boost di velocità per 3 turni. Per metà una bevanda deliziosa, per metà un metallo di transizione. Profuma di caffè, tuttavia. Però non è caldo. Rischiamo? Vabbè, io rischio, glielo porto adesso. Secondo me dovremmo portarlo tipo alle terme, e alle terme si scalda. Diamo un'occhiata per ora, dai, non sprechiamo tempo. Che bel posto. Sai perché mi hanno detto di andare a questa vacanza? Perché sembro stressato, ma sai perché? Ho una teoria. Perché ci sono tante cose nella vita di cui preoccuparti. Lavoro e lavanderia insomma, morte di fame imminente e cose e così via. Queste sono importanti a casa, ma qui? Comunque importanti. I mostri fingono di non essere fighi e sai cos'è? È irresponsabile, è un comportamento deplorevole. Sai quanto parte ho in questa cosa? Nessuna, zip, zero, zilch. E ecco questo, ed è quante ne dovresti avere anche tu. Vabbè, tutte queste spiegazioni. Ho realizzato una cosa. Questa cosa antistress, sai cos'è? La caduta del sottosuolo, ecco cos'è. Vabbè, presto i mostri smetteranno di fare le cose importanti. Il lavoro e la lavanderia e cose del genere. Completamente sfatti, e sai perché? Troppe cose di cui preoccuparsi. Ecco quello che diranno. Comportamento tossico. Questo qua è tipo il tizio che trovi proprio al bar a lamentarsi di tutto. Non vedo l'ora che finisca questa vacanza, sai? A questa altezza c'è così tanto di cui preoccuparsi, tipo di idratazione, sai cosa causa? Ah, mal d'altezza. Non andare a bere quel caffè. Ti secca, ok?
Bene, sono stupido di parlargli, quindi per fortuna c'è più niente. Ah, comodo. Ah, c'è un un adesivo sullo scaldino creato con amore da Chujin e Martlet. Martlet credo sia quell'uccellino lì. Ah, un negozio, certo. Per favore, guardati intorno. Qual era la frase? Il menù, le cose. Questo resort. Dalv. Beh, questo resort è un business di famiglia. È stato un business di famiglia per generazioni, per anni. Usiamo del miele locale in tutte le nostre bontà. E insomma. Portiamo un posto caldo da visitare. È stato inaugurato dal mio bis zio nel, o forse era il mio bis nonno. Io, no, poverina, non riesco a rispondere alla domanda semplice di questo cliente. Non sono fatta per questo lavoro, questo resort nuovo. Quindi più cose riguardo a questo posto? Le nostre amenità sono fantastiche. Il raffreddatore per miele, la nostra macchina per il latte brandizzata, Covedet, e il riscaldatore è speciale. È stato donato da un ingegnere del nome di Chujin. Anche il suo apprendista ha aiutato. Lavorava nell'acciaieria anni fa. Ok, quando era operativa. Certo, tutti qui intorno lo conoscevano per la sua generosità e il suo dolce sorriso. Voleva sempre rendere le persone, far sentire le persone benvenute. Il calore da quella macchina spesso mi ricorda di quei giorni. Spero che lo ricordi anche a te. Beh, se fossi stato lì, che non lo eri. Starò zitta ora. Ok, come sono gli affari? È meglio di sempre. Questo è il posto di cui devi essere a Snowdin. Alcuni vengono per la band, altri per le terme. Ma i mostri amano il nostro caffè. Non li incolpo. È un dolce mix di... insomma, di chicchi di caffè... crema al hazelnut e le mandorle. Crema di mandorle. No, sono gli hazelnut. No, le nocciole hazelnut. Nocciole. Crema alle nocciole e miele direttamente dalla foresta. Buono, tra l'altro deve essere caffè con crema alle nocciole. Per praticamente Nutella e caffè, no? Boia. Mi sono già fatta 13 tazze stamattina, un po' troppo, eh? La band? Vediamo. Abbiamo alcuni tizi che vengono qui a suonare. La band è molto popolare dalle Hotland, ok? Dovresti davvero sentire il loro nuovo singolo. Adoro specialmente il coro. È così bella e... Oh no, stavo parlando di quello che mi piace. Devi essere così annoiato. No, brava, fallo. Ecco perché non mi piacciono le conversazioni. Sono io, Dalv. Ah, quel nome mi suona familiare. Ah, certo, mi ricordo. Un piccolo tizio strano. Visitava spesso qui, si sedeva e guardava la band. Sembrava di essere in trance ogni volta che le guardava. Ho sempre voluto parlargli, ma... il pensiero di socializzare così tanto mi spaventa. Prima che potessi prendere il coraggio, improvvisamente smise di visitare. Mi chiedo dove sia andato. Se lo vedi, digli che è sempre il benvenuto qui. Ok. Se non posso, apprezzo l'offerta, ma mio padre mi metterebbe in castigo se comprassi degli oggetti dagli stranieri. È quello che mi dice sempre. Non comprare robe dagli stranieri. Ok, compra Honeydew Coffee, Honeydew Pancake con Honey Syrup, GB Bear, Gold Bear,
che hai 20 HP con la sua faccia, ok? Honeydew pin 4 difesa, un accessorio di 4 difesa. Lo sai che lo prenderei? Sarebbe fantastico sul tuo cappello. Beh, allora, innanzitutto Honeydew Coffee, assolutamente. Honeydew pin lo mettiamo per il cappello. Ma farei anche un Honeydew Cupcake, dai. Exit. Ci vediamo. Grazie per essere così gentile. Al tuo cappello. Anzi, no, aspetta. Fammi leggere la descrizione, che secondo me qua è diversa. Al posto della piuma, fammi vedere la spilla. Difesa 4. Una spilla che pubblicizza il resort alveare a Snowdin. Ok, molto semplice. Mi dà 4 di difesa. Vai. Tu cosa mi dici? Ah, certo, il triangolo forse l'avevo visto a Snowdin. È a Snowdin Outland. Hey, kid! The get up? Ah, probabilmente sei dalle dune, eh? Dune. Non esisteva. Che posto strano. Probabilmente l'unico qui intorno che arriva da quelle parti. Questo è tipo texano. Alcuni mostri levitano per la secchezza e l'alta temperatura. Cosa sta facendo un ragazzino come te da questi, con questi ragazzi selvaggi, eh? Ah beh, certo, perché io ho il cappello da cowboy, quindi sembro un po' texano. Non essere così confuso, ti sto prendendo in giro. Devi provare i pancakes qui. C'ho la ragione principale per cui ho viaggiato tutta questa strada. Ok. Cosa mi dici? Mi parli? Ti stai godendo la musica? In realtà non rispondermi, non te la stai godendo. Ero uno di quei fan, di quei super fan di cui senti parlare. Seguivo la band di posto in posto. Imparavo tutti i loro alias che utilizzavano negli hotel. Li guardavo comprare i loro marche preferite di cereali. Ora però mi sono rimessa, sono pulita. Ora mi accontento di sedermi e ascoltare. Niente potrebbe superare questo. Beh, in realtà è una menzogna. Se stessero suonando la mia canzone preferita, lo batterebbe facilmente. Vuoi chiedergli di suonarla per me? Renderò valido. Lo renderò, insomma. Ottima canzone. Ah, certo, mi ricordo la prima volta che ho sentito questa canzone. Non la mia preferita. Tra l'altro qua c'è del miele. Sì. Yum. Ah, ok, è l'entrata sul retro. L'entrata sul retro, tra l'altro, è un po' anche un indizio, no? Che vai dritto. Perché non posso? Devo per forza entrare davanti. Aspetta, fammi depositare la feather. Vabbè, per ora questi me li tengo. Ma non posso parlare con loro? Ora, momento della confessione. Io dico di essere un musicista, ma non so nulla riguardo a leggere gli spartiti, le scale, gli intervalli o qualsiasi roba del genere. Ecco perché colpisco le cose con dei bastoncini ritmicamente per vivere. Questo è Simo. Vedi? Quindi non hai bisogno di essere intelligente per essere figo. La batteria mi dà uno scopo ritmico nella vita. Tra l'altro c'è la runa delta sulla batteria. Come va? Il nome è Rodney, sono leader di questa piccola band. Viaggiamo, tra l'altro questa è proprio la musica dello shop a Snowdin, però versione band. Viaggiamo in giro per l'underground e suoniamo per i mostri. Questo resort è il nostro posto regolare. Vuoi sentire un tune? No. Beh, non posso... Vabbè, non posso posso accontentarti perché siamo pagati per suonare. se vuoi sentire qualcosa di diverso, parlami, ok? Aspetta, prima lui. Come va? Sono felice che ti sei potuto fermare per ascoltare. Posso chiederti una cosa? Cos'è meglio, le scale minori o le scale maggiori?
scale maggiore. Triste. Pensavo di trovare un altro fan delle scale minori. Tutti quelli con cui ho parlato amano le scale maggiori. Non puoi essere felice tutto il tempo, a volte devi cambiare le cose. Anche se sono da solo in questo dibattito, posso dirti che hai del buon gusto nella musica. Forse un giorno crescerai per adorare le scale minori come me. Ok. Ma provo a chiedergli. Sì. Va bene, fantastico. Lascia che ti prepari qualcosa di speciale. Questo è per i casinisti di combina guai fluffy, quindi tipo pelosi là fuori. Combina guai pelosi. Tema di Asriel, tema di Asgore, tema di Toriel. È il dog song. Bella. Ah, proprio dura 3 secondi. Dura 3 secondi. Fantastico. Ho sentito, ricordo la prima volta che ho sentito quella canzone. Però la mia preferita. Oh, aspetta. Questa è una canzone fresca, fredda, che puoi insomma rannicchiarti al fuoco per ascoltarla. La sua preferita, questa? Un carciofo, un triangolo e un computer. Home? Mi sa che è home. Però molto remixata, eh. In realtà no, non la riconosco questa. Non la riconosco. Sì, forse è un ma sì. Fai sentire misteriosa, piena di nuove scoperte. Questa è delle caverne. Fantastica, ma non è la sua preferita. Vai. Questa non è la sua preferita. Oh, forse quella dei cani. Questa è le caverne. Ma sempre queste due. Ok. È questa. Non sento da sempre. È la mia preferita. A mani basse, grazie così tanto, grazie tanto. Cosa posso darti? Lo so, puoi metterti sul tuo cappello. Band merch fin. Questa è super rara, quindi non perderla. È stata venduta al concerto che hanno fatto alla discarica quella volta. Wow, era così fantastico, era così grunge. Ottimo. Oh, fammi sentire item. Info. Difesa 5, una spilla che commemora un concerto a cui non sei andato. La metto allora subito. Vai. Allora, andiamo a depositare la cosa. Direi che per chiudere stasera possiamo andare a dare il caffè e poi ci salutiamo, che ne dite? Così lasciamo l'esplorazione di Snowdin e questo delle terme e poi del resto di Snowdin nella prossima live.
Secondo me è un'ottima idea. L'altro abbiamo anche, abbiamo sia il caffè dell'hotel sia il caffè dorato, ma non sembra avere un effetto il caffè dorato. Eccoci qua. Honeydew Coffee. Vai. E quando sei pazzo? Quella cosa sta fumando. Ho qualcosa di, ho bisogno di qualcosa di caldo, ma non così caldo. Io vado. Oh, Gold Coffee. No. Warm Coffee. Come fai a renderlo tiepido? Andiamo alle terme, vediamo se c'è qualcosa alle terme. Dai, vi concedo di andare almeno a vedere alle terme. Dio mio. Pam, pam. Vediamo se c'è qualcosa alle terme extra, ma dubito, eh. Vai. Quella dei guanti. Sì. Il guanto sinistro, la lasciata, leftly. Vediamo. Oddio, quella lucertola lì è stranissima. Che occhi c'ha poi. Ok. C'è una torcia da un lato, ma non sull'altro. Il feng shui di questo posto è terribile. Aspetta. E cosa? E se ci fosse un significato più profondo? La torcia è una metafora per l'incompleta natura della vita. Non guarderò l'underground nello stesso modo, d'ora in poi. Ah. Com'è? Tipo l'origine di... No, non è la madre di Undyne, tipo. Oh, puoi accendere. Ciao! Ti stai godendo l'atmosfera calda che può essere portata da una torcia? È piacevole? È sentimentale? È attraente? Feng Shui è una religione? No, più che una religione è un modo tipo di tenere l'arredamento. Tipo. Cioè, chi è legata alla meditazione, tipo devi avere gli oggetti in un determinato modo per meditare meglio, tipo una roba del genere. Adoro essere una torcia. Sai, questo lavoro ha un... Sapevi che questo lavoro ha ottime prospettive per il futuro? Ah no, turnover tipo un sacco di scambio. Folle, vero? Apparentemente la maggior parte dei mostri non adorano avere la loro testa accesa, insomma, infiammata. Ciao Wolfie, non può essere sostituito da un robot, esatto. Ma vedi, la mia testa è fiamma naturale, baby. Miglior lavoro di sempre. Adoro essere una torcia. Adoro essere una torcia. Guardalo che faccina felice. Nga! E lei è ancora impazzita. C'è questa cosa d'oro? Questo è il posto più caldo in Snowdin, letteralmente. Ho sempre voluto venire qui per... ho sempre voluto venire qui e questa è finalmente la mia chance. È stato... ne valsa la pena. Questa è una completa estasi. Sai qual è la migliore parte di questo luogo? Nessuno sa perché l'acqua è così calda qui. È un mistero. Nessun mostro vivo potrebbe dirtelo. Ah, ci sono un sacco di teorie, certamente. Alcuni dicono che sia scaldato dalle rocce calde che sono sottoterra. Qualcuno ha pisciato. Qualcuno dice che è causato da attività vulcanica. Altri dicono che è scaldato dagli scarti del core nelle Outland. Qualsiasi cosa sia, l'acqua è così rilassante che a nessuno importa. Almeno so che a me non importa, tutto si scioglie via. Ah, così confortevole e caldo. Sono di entrare anch'io, cavolo. Ma non posso? L'acqua è bloccata dalle scale. Ma non è così che funziona. Nuotare è un addestramento
a corpo, insomma, full body, fantastico. Vedi queste braccia? Non sono mai stato così in forma. Oltre a questo, ho perso un sacco di chili. Scusa, non posso più parlare. Devo nuotare. Questi chili non se ne vanno da soli. Ok, quindi non posso entrare nel hot spring. Non posso raffreddare il caffè. Cosa devo fare? Beh, potremmo chiudere qui, dai, vi lascio, però non so se voglio lasciare... No, dai, voglio vedere Snowdin. Voglio almeno sbirciare com'è Snowdin. Voglio sbirciare. Voglio almeno intravedere. Oni Dew Resort. Insomma, attività di famiglia. Tutti i visitatori sono benvenuti, tutti i viaggiatori sono benvenuti. Wow, è più freddo del solito oggi, eh? Se non fossi estremamente pigro, andrei al resort Alveare e mi prenderei del caffè caldo. Ah, tiri fuori la tazza di caffè. Per me? Come posso ringraziarti? Ho trovato questo nella neve. Forse era qui per anni. Sonky Mitten! Il caffè è un po' caldo. Lo lascerò raffreddare. Non sono pazzo, sai? Nel frattempo farò un fuoco da campo, così non mi congelo. Ok, allora, aspetta. Qua c'è una quest complicata, perché nel tempo che noi andiamo di là... Nel tempo che noi andiamo di là a dare il guantino, si raffredda il caffè, non lo vuole più bere, ce lo dà e lo possiamo dare al tizio. Guarda. Ah, fammi leggere la descrizione, ovviamente. Soggy Mitten, quindi calzino, no, scusate, guantino inzuppato. Un vecchio guantino inzuppato è troppo bagnato per mantenere qualsiasi cosa calda. Come faccio a seccare? Lo metto qua. Non posso stenderlo. Se le parlo? Ok. È il mio guantino mancante. Proprio giusto in tempo. La mia mano sinistra stava diventando così gelosa. Non posso vivere con questo... con questo caos civile. Dovrei ripagarti, ma... non penso di avere nulla che valga tanto come il mio guanto. Lo so, prendi questo. È una mappa di Snowdin. Le quest di questo gioco! La mappa di Snowdin la vogliono i due all'inizio. È quello che mancava ad Undertale, sta roba, eh? Una delle cose che insulto Undertale perché non ha. Che bellezza! Questo è proprio un RPG classico. Boia, hanno imparato da Toby, ma hanno imparato anche da tanti altri. Ma che bravi! Che bravi! Ora vedremo la storia se è all'altezza di Undertale, però... Fatto coi pastelli, esatto. È più bagnato di quello che mi ricordassi. Ah, ok, va bene, lo lascerò... Lascerò il mio guanto destro nella neve finché non è così bagnato. Perché sono tutti così stupidi. Momento Hollow Knight. No, è carino in realtà. Ok. Snowdin Map. Info. Una mappa disegnata a mano. Sembra più colorata della vera Snowdin. Regà, subito. Si finisce la quest prima di chiudere stasera. Dai, per forza. Sarebbe bene avere un teletrasporto. Però... ci accontentiamo, ragazzi. Dai. La mappa la volevano i due all'inizio. Madonna, ma che casino. Poi il sistema di posta. Le tazze mafiose, che ripeto, farò probabilmente la clip, la metterò su TikTok, perché ho adorato il doppiaggio mafioso. Sì, ce l'ho fatta. Uff. Mi ha fatto straridere il doppiaggio mafioso che ho fatto prima. Picciotto.
noi mescolatori, la banda dei mescolatori. Lui ancora non è contento. Togli la mappa. Un buon coffee. Undertale Yellow. Sì, si chiama Undertale Yellow il gioco, bravo. Questo posto ancora mi puzza di... Eccoci qua. Vieni. Non possiamo esserci persi, non posso sapere che siamo persi. Eccoci qua. Tiri fuori la mappa. Una mappa? Splendido. L'hai fatta solo per noi? Ah, spero. Vorrei avere qualcosa di così... un pensiero così bello da dare in cambio. Lo stai investigando? Cosa investigando? Ah, però non ci sono casi di omicidio, lo stai investigando. Beh, Yellow, perché non già. Ah. Vorresti dei fiammiferi extra? Ok, li ho tenuti in caso avessimo bisogno di un fuoco. Non ne avevo più bisogno. Il nostro amore ci terrà caldi. Scusa, è un po' cliché, ma è vero? Beh, ti auguro il meglio, non usare tutti quei fiammiferi in un solo posto. Ho ricevuto dei fiammiferi. Questa caverna bloccata sembra fantastica. Spero che liberino la strada presto. Non vedo l'ora di muovermi. Dimmi tu invece, sei contento? Grazie per la mappa. Non ne aveva bisogno. Avevo tutto sotto controllo, giuro. Stare qui ancora un po' non farà del male. È parecchio bello. Ok, fammi vedere i fiammiferi. Probabilmente per il tizio che voleva fare il fuoco. Un pacchetto di fiammiferi bagnati. Sembra che ce ne siano abbastanza secchi per avviare un fuoco. Ok. Dobbiamo andare dal tizio che voleva fare il campfire. Quel tizio lì ci darà qualcosa per il tizio della lingua bloccata. Dai che sblocchiamo tipo un boss segreto potentissimo. Voglio rivedere anche quell'uccellino, sembra simpatico. Da te ci arrivo, però lo so che tu sei potente. È un po' una rottura di palle fare 6 km ogni volta, però. Wolfie, tu c'eri quando ho fatto le tasse mafiose? Non lo so, però loro sono le adoro, Wolfie. Devi recuperarti la scena perché è bellissima. Tra l'altro... No, ok, non è un'entrata. Un'altra entrata segreta. Parliamo a te? Eccoci qua, tiri fuori i fiammiferi, madonna. Che quest incasinata! Posso averli? No. Pensavo davvero fossero fiammiferi. Ok. Yes! Sei un salvavita, avevo davvero bisogno di aiuto con questo fuoco. Non ho in realtà molto da darti. Prendi il tuo caffè... ok, si era raffreddato mentre stavo lavorando. Perché sono ancora qui? Sono congelato, non riesco a commuovere il mio corpo. Non ti preoccupare, è il modo della natura di dirmi di non essere pigro. Oh, adesso possiamo scongelarlo con il lukewarm coffee. Guarda che casino. Fa vedere. Info. Caffè alveare che una volta era fumante. Si era raffreddato tanto. Probabilmente è stato lasciato fermo nella neve per un po'. Lo sappiamo. Oh, dai che completiamo la quest. Adesso lui ci darà un oggetto che dobbiamo dare alle tazze. Le tazze ci daranno un oggetto che dobbiamo dare per sfondare la porta all'inizio. Oddio, magari lui sfonda quella entrata della caverna. Era un mostro incredibile nella caverna. No. Fammi scappare. No. Allora. No con Educate.
E no con lo risparmio. Poi l'igloo dobbiamo danzare due volte. Anche lui sapeva, il Snowcon che ci dice che sapeva che c'era qualcuno lì sotto. Sì, sì, lo sapeva, lo sapeva. Dance di nuovo. Questa serata non può andare meglio. Stavo per rimanere chiuso fuori casa. Madonna, Morphy. Ma certo che comunque è una serata passata in compagnia nostra, quindi per forza sta andando bene. Però basta selvatici, cavolo. Fammi scappare, ti prego. Grazie. Oh, finalmente. Oh, il ghiaccio inizia a sciogliersi. Sì! Mamma mia, la quest più lunga della storia. Finalmente. Sono libero. Non riesco a ringraziarti abbastanza. Sei un samaritano meraviglioso. Ecco. Un segno della mia gratitudine. Una sciarpa argentata. Potevo uscire, potevo trombare con chi non lo so, però vabbè, in generale. Cucita dalla mia, no, dalla mia zia con abbondante passione. Che scaldi la tua pelle e la tua anima, buon amico. Ora devo andare a casa velocemente. Madre probabilmente è perturbata. Addio. No! No! Info. Beh, difesa 6 però, eh? Bellissima. Ah, ristora 2 HP dopo ogni turno. È OP questa qui. Ho fatto bene allora. Così confortevole. Wow. C'è un pezzo di ghiaccio parzialmente sciolto a livello lingua. Ok. Almeno se l'è dato non è rimasto lì. Infatti è una cosa... una cosa da... da valorizzare. Voglio controllare per chiudere. Controlliamo la... la porta della caverna. Potrebbe, metti caso che oltre al... no, è già un premio grosso questo però, eh. Depositiamo l'altra... Band Merch Pin non è armatura? Ah! È un accessorio! Ah, perché l'armatura è il cappello! Ah! Intorno al tuo collo. Ah, certo, è un accessorio, certo. Perché non, gli accessori non vanno per forza intorno al cappello. C'hai un'armatura, un accessorio e le cose, ok. Va bene. C'è lo Sanderthal e Papyrus Sanderthal. Quelli sono a Snowdin, probabilmente. O da qualche parte. O magari, a parte che in Undertale dicono che sono arrivati di recente. Non si sa quanto, dire, ok, non è ancora chiuso. Facciamo, dai, facciamo. Dai, non... sarebbe stronzo fare aver fatto tutta la quest e non premiarvi. Vediamo Snowdin. Arriviamo a Snowdin, il salvataggio di Snowdin e chiudiamo. No, no, no. Questo è nuovo. Ok, che attacco era? Vabbè. Comunque stiamo facendo un sacco di soldi a fare avanti e indietro all'infinito. Oh, ma non c'è nessuno di Undertale. Potrebbe essere. Beh, c'era Toriel all'inizio, eh? E poi, beh, poi Flowey, vabbè. Secondo me all'inizio non ci sarà molto. Stiamo esplorando un posto molto lontano dal mondo di Undertale. Che conosciamo, però secondo me inseriranno qualcosa di Undertale, lo vedremo. Secondo me il core, le Hotland.
Flowey non è un bastardo. È certo, perché Flowey sappiamo che ha vissuto tanti timeline diverse. E in una timeline a volte ha provato a non essere bastardo, ha provato a essere buono. È come se fosse un altro personaggio, certo, certo. Però sappiamo che è nel suo personaggio. Alla fine Flowey è un vascello vuoto, senza anima, una cosa senza anima che ha la determinazione di vivere, però. Quindi vediamo. Vediamo la sua scenetta, dai. Ma bella la tizia Polipoli. E se ne fa. Col cartello spaccato. Il ponte è scivoloso durante le tempeste di neve. Non correte. Oh. C'è un ponte anche qua sotto. La guardia reale che pensa di essere così speciale. Non hanno dei procedimenti di selezione come avevano una volta. Come fanno a... Che colloqui fanno a sti idioti? Vuoi essere un membro della Guardia Reale? Sì? Ecco un uniforme, inizio lunedì. Guarda questo puzzle, era perfettamente... Era un ponte perfetto una volta. Ricordo cosa sembravano quando era un ponte. L'avrei chiamato un ponte veramente bello. Ora puoi dire che... Homemade? Ah, puoi dire che fatto in casa sia... carino o qualcosa del genere, ma non puoi chiamarlo bello, nessun modo. Va bene, non puoi insomma non puoi assumere chiunque per una posizione del genere. Cosa fanno? Pubblicità per posti liberi nella carta reale, nella posta? Deplorevole. Ok. Ok, da fare un pezzo alla volta. Probabilmente se scivoliamo nell'acqua si arriva qui. O è il cuscino che dorme? È il cuscino che dorme. Ok. Nessun segreto. Vai, proviamo. Cadi sul cuscino, ok. Bello. Easy. Yeah, abbiamo rifatto il ponte. Strano. Non era un ponte bello l'ultima volta che ho controllato. È stato sempre così? Dove sono? È stupido. Dovrei stare proprio con lo timer. Ok. Skill issue. Vabbè, pure qua skill issue adesso. Voglio i segreti. 10 passi a est, secondo cartello. Oddio, triecta. Check. Attacco 7, difesa 8. Intimidatoriamente alto. Sono in cima al mondo. Ok, litigano fra di loro. Provo a scalare. Provo a scalare. Tri ti spinge via. Ah, Tri Ecta ti spinge via per averlo calpestato. Sono in cima al mondo. Bello sto attacco. Proviamo a spingere. Spingi via Triecta. Sta attento lì in cima, ok? Provo a spingere ancora. Si ribalta. No, poverini. Te l'ho detto che sarebbe successo. Simpatici però. È una boss fight in due fasi. Ok, si regruppa e poi si raggruppa e poi si litiga. Non spara i nemici come la mia quando dovrebbe. È perché non sto usando la pistola. Sto facendo. Ok, sono a posto. Tri, ecco. Beh, hai vinto.
12 gold. 10 passi est, terzo cartello. 10 stappi a ovest, 10 stappi. 10 passi a ovest, primo cartello. Non sono io che faccio le mappe ultra dettagliate, i dialoghi ultra troppo esagerati in Pokémon. Ok, secondo cartello. Va bene, grazie dell'informazione. Cioè, improvvisamente vuoi farti un riposino, Flea? No, eh? Allora, Hypnotize. Dai! Sting. E poi lo speriamo. Ah! Hypnotize. E campiamo. Spero. Quali sono i bambini che si mettono uno sopra l'altro per adulti? Esatto, tipo, tre in una trench coat. Bello, graficamente questo pezzo è bellissimo. Quell'albero lì. Coffee beans. Sì. Coffee bean ammo. Ok, munizioni di chicchi di caffè. Attacco 4. Non c'è modo di mangiarli, ma potrebbero essere utili. Vabbè, le munizioni non le uso, quindi. Altro quiz qua, eh? Alcuni avanzi da dalla costruzione di questo puzzle. Ok, c'è di nuovo la roba da sciogliere. Vabbè, dopo aver costruito il primo puzzle palla, ho capito il difetto fatale nel suo design. Come può un intruso vederlo? Il puzzle era su un piano più alto, lontano dalla tua vista. Se qualcuno lo risolve, devono essere bravi a indovinare. In ogni caso, ho creato una versione migliorata, con un nuovo design verticale. Puoi vedere quello che stai controllando. Le parti potrebbero comunque incastrarsi. Per favore, ricordati le mie istruzioni al primo puzzle, se succede. Firmato Martret dell'Underground Royal Guard. Ok. Su e giù stavolta. E qua come fai, scusa? Tipo... Ok, ho capito. Belli comunque. Cioè, sono incredibili sti puzzle comunque. No, in basso al massimo devo andare. Invece no, devo alzarla di più. No, esplode se la fermo. Aspetta. Devo alzarla mentre si muove, probabilmente. Oh, guarda! Lo sapevo. Guarda qua. No, poi esplode qui però. In alto mentre è sopra il coso. Perché esplode? Prima l'aveva fatto giusto. Ok, aspetta. Ora lo porto giù. Ok. Di farlo proprio all'ultimo. Tre volte lo devo fare, che palle. Cioè, due volte lo devo fare. Beh. Ok, easy. Sta andando oltre qua, eh. Bello come dietro ci sono gli appunti di come voleva farlo. Easy. Siamo arrivati a Snowdin? C'è la runa della Delta, perché a quanto pare questi sono molto fan. Fammelo usare. E poi li deposito. Belle queste panchine.
Un pancake fresco sotto la panchina, certo. Honeydew pancake, gratis. Wow. Una panchina di legno. Una panchina di legno. Scordo. Salviamo. Ciao. Siamo quasi fuori da qui. Sono sorpreso che la guardia non ti ha mai visto vicino, sai? I loro puzzle non erano impressionanti, sicuro? A saperlo non mi preoccuperei se li incontri. Qualunque cosa succeda, ti auguro buona fortuna. Save. Se ti piace Undertale, adorerai Undertale. Non dimmi che sei spaventato dalla guardia reale. Hai visto quella donna, vero? Sarai sicuro? Ah, è una ragazza, ok. Fidati di me, dai. Ok, fammi provare. Ok, questa è la conclusione di stasera. La boss fight di nuovo, mi sa? Sì, boss fight, dai. Palesemente la boss fight con lui. E lui è il Papyrus. Lei è il Papyrus. Oh, ciao. Scusa, non so dove era la mia testa in quel momento. Credo di avere una casa estiva in La La Land in questi giorni. Bello. Ti vedo perso. Stai cercando direzioni? Ti dirò un piccolo segreto. Non sono un chiosco di informazioni. So che questo... Conosco questo posto come il retro della mia ala. Non mi perdo mai così tanto ormai. Posso portarti ovunque tu voglia andare. Aspetta. Prova a indovinare qui, ma... Sei umano, giusto? Lo sapevo che avrei trovato un umano. Devi essere umano, giusto? Giusto? Sempre proprio questo tizio su un poster che ho visto una volta, attenzione. Aveva un cappello proprio come te. Ed era totalmente umano, quindi tipo per proprietà transitiva o qualcosa del genere. In realtà penso fosse dallo spazio. Ci sono umani dallo spazio? Belle le facce comunque. Sai cosa? Avrò tanto tempo per chiederti e farti queste domande più tardi. Sei pronto per protocollo di guardia reale? Spero che tu lo sia, perché l'ho memorizzato. Sì. Tiene il libro. Martlet, bella comunque, della guardia reale ha incontrato un umano. Pronto per la musica, più che altro. Poi un sacco di animazioni belle nello sfondo, hanno imparato da Deltarune per questo. Preparati a imparare. Protocollo 1, sii cortese e lascia che il tuo opponent scelga il primo attacco. Ascoltiamo un po'. Molto bella, molto bella. Molto carina. Ma noi ci vogliamo veramente tanto male comunque, posso dirlo? Ci vogliamo male. Perché stasera stiamo ascoltando queste host scritte veramente con cura, molto carine. E domani sera ci sarà la reaction alle cose di Scarlatto e Violetto del DLC. Ci vogliamo male, mi sa? Controlla. Attacco 8, difesa 10. Un po' svampita. Non penso che dovrei aiutarti, ma... Quello doveva essere il tuo turno. Ok, chissà se le prossime fan games come Yellow faranno altro come un amore di una ragazza. Non so. Cosa dici, Magic Green Weaver? Sì. Certo, capisco, mi confondo tutte le volte e mi perdo le cose. Ti lascerò andare di nuovo. Ok. Ignora. La ignori. Non sembra che abbia notato. Aspetta. Ho la guida con me. Controllerò cosa fare quando qualcuno non attacca. Puoi semplicemente fare un altro turno. Vai avanti. Colpiscimi come più forte che puoi. Sta battendo gli occhi tanto. Forse è un codice. Probabilmente non è. Rush. Fai così l'orologio. Colpisce il tuo polso impazientemente. Martlet sembra, insomma, dispiaciuta e prova a parlare più velocemente. Ok, mi dispiace per l'attesa. Sto controllando.
Non sono la migliore guardia reale, sai, ma sto cercando di essere migliore. La scorsa settimana ho rimproverato questa ragazza. Davvero un'umana. Ah, penso che sia il tuo turno. Sper. Aha. Ok, la guardia reale procede al prossimo turno senza esitazione. Questo conta come esitazione? Cosa protocollo tu? Due, il mio attacco. È dogma comunque. L'attacchi di dogma sono questi. Con le piume, bello. Martlet si accorge che si è persa nella musica. E quando l'ho fatto giusto il loop, per esempio. Questo era solo il riscaldamento. Preparati per il gauntlet della Guardia Reale. Ok. Tutto profuma di semi per uccelli con una nota dolce di vaniglia e fiocchi d'arancia e nocciuoli d'arancia. Ya! Cute. Molto bella comunque. Sta provando a fare una posa che sembra professionale e imponente. Prendi questo, intruso. Basta andare nell'angolo. Tutta questa mancanza di movimento ti fa notare quanto fa freddo. Questo è un vero allenamento. Continua così, Martlet. Ah, queste si muovono e basta, ok. Comunque, beh, la cosa che ti cura 2 HP ogni turno è OP. Cosa? Oddio! Ma poi come rimbalzano in modo strano? Papyrus è migliore? Vediamo, è molto carino Papyrus, sì. Aspetta, sto controllando... Lo controllo ancora una volta. Non può essere giusto, non stai combattendo. Non voglio farti del male, sei così carino. Vai avanti e fai il tuo turno. Controllerò il libro ancora. Vedi, quando ho rimproverato quella ragazza, non avevo questo problema. E... probabilmente non mi ha attaccato, però... ma mi ha insultato ed è diventata aggressiva, tipo... Cosa stai facendo? Non sono umano! Togliti le piume dalla testa! Puoi essere un po' aggressivo come lei? No. Avanti, diventa aggressivo! Posso prenderlo, giuro! Bastoni e pietre potrebbero rompere le mie ossa, ma le parole possono solo rendermi più triste. Sì, come rimprovera, è stata rimproverata. Un soffio di vento... Ti butta una piccola piuma blu sulla tua faccia. Martlet sembra imbarazzata, poverina. Dai, diventa aggressivo, posso prenderla, te lo giuro. Ok. Oh, faccio insult. Ok, hanno aggiunto insulta. Chiami Martlet una deboluccia. Oh, era adorabile. Non mi sento nemmeno insultata. Mi sento onorata, ti sei impegnato così tanto per quello. Lo stai facendo facile qui. Ecco che vado, protocollo e tutta quella roba per la Guardia Reale. Oddio, questo è... Oddio, questo è Jevil. Questo è un attacco di Jevil, raga. Questo era un attacco di Jevil, infatti sono stato... ho colpito. Prova ancora. Secondo te The King Pro farà un video di 5 minuti per quello di Yellow fa schifo? Non vedo l'ora, Wolfie. Consigliamelo nei commenti. Credo in te. Ok? Insulta. Con forza dice a Martlet che non ti piacciono i suoi vestiti. Oh, è più bravo così. Il tipo di... Che razza di guardia reale indossa degli stracci come questi, giusto? Non è che sono stata sveglia tutta sera, tutta notte a uscirli o qualcosa del genere. Poverina. Oh, giusto, è il mio turno.
Dai, diventa più aggressivo. Rompi la mia autostima finché non è una pila di spazzatura metaforica. Distruggi la mia salute mentale come un coleottero sotto la tua scarpa, sono un insetto sotto la tua scarpa. Aspetta, schiacci gli insetti. Ok. Voglio avere un paio di turni di relax, però. Prima di insultarla di nuovo, così mi curo un po'. Ok, ora insult. Insulti la performance sul lavoro di Martlet. Oh, devo dirlo, non ti sbagli su quello. No, mi dispiace. Sono stata in prova per un po'. Ah, in sotto osservazione per un po'. Un altro errore e posso dire addio all'essere una guardia reale. No, poverina. E tutti i vantaggi che vengono con ciò. Le mie uniformi confortevoli, il disconto delle guardie reali al cinema, le mie assicurazioni, i miei tassi di assicurazioni. Se scoprono quanto ho esitato qui, sono finita. Voglio dire, hanno detto proprio non esitare. Cos'è? Sekiro il tuo maestro? Vabbè. Ho capito. Mi ha risparmiato. Se la guardia reale non sa che sei qui, non sapranno che ho spezzato il protocollo. Invece, ti porterò a casa prima che qualcuno di loro ti veda. Sarei a casa in tempo per cena. Voglio dire, forse non la cena di oggi, ma sicuramente una cena. Comunque, bypasseremo la guardia reale e spiegheremo il tuo caso ad Asgore. Non c'è in nessun modo può dire no a una faccia così dolce come la tua. Sì, Asgore non dice no, certo. Magari vuoi, vediamo. Ci sono gli appuntamenti, Nander. Ci diamo più avanti e ti mostrerò il mio piano per tornare a casa. Dai. Bella anche questa boss fight. C'è un libro degli appunti sul cassone intitolato Progetti di Mei Paso. Deve essere dove Martlet fa gli sketch delle sue idee per i puzzle. Boys. Ottimo. Ottima conclusione. Ciao. Ottimo lavoro. Odio che così tanti mostri ti stanno attaccando, ma lo stai gestendo con grazia. Non sono sicuro che mi fido di questo. Per fortuna non sembra essere a posto. Possiamo liberarci di lei finché non appena incasina qualcosa. Sono sicuro che non ci vorrà molto. Vedi che diventa piano piano sempre più. Io voglio ucciderli tutti. Bene, ragazzi. Direi ottima conclusione di stasera. È stata comunque un bel pezzo di gioco questo, devo dire. E più che altro c'è una cura veramente, veramente da complimentare. Sono stati dei bravi ragazzoni questi qua che l'hanno sviluppato. Bon, per stasera vi saluto. Passate un ottimo sabato sera e una buona nottata. Ci vediamo domani sera, ragazzoni. Perché si farà la reaction a tutte le cose del DLC di Scarlatto e Violetto. Guarderemo il Pokédex, ascolteremo le host, soprattutto che è qualcosa a cui tengo. Commenteremo un po' quelle cose. Poi si giocherà magari a Make It Me, Magartic, qualcosa del genere. Quindi, grazie mille di essere passati. E buonanotte, ragazzi.